L'orso bruno marsicano, il simbolo dell'Abruzzo selvaggio, purtroppo è in via di estinzione e classificato a rischio critico. E a questo affascinante mammifero che è dedicata alla 60ª edizione di Dererum Natura, la rivista di informazione ambientale. E oggi presentiamo il numero 60 della rivista Dererum Natura, che è un contenitore che è riuscito a mettere insieme tutto il sistema delle aree protette d'Abruzzo, non solo i quattro parchi, i tre nazionali e un regionale, ma anche le riserve naturali, ovviamente l'unica area marina protetta che è questa del Cerrano dove siamo oggi. Perciò la rivista da oltre 25 anni cerca di insiste sulla rete in Abruzzo, ma non solo, perché oggi con l'orso poi apriamo anche all'orso polare, facciamo una disamina anche della situazione di questo grande carnivoro meraviglioso. Nel mondo oggi sopravvivono meno di 100 esemplari di orsi marsicani, tutti nell'areale appenninico. Attualmente si sta ampliando l'habitat a disposizione. In quest'ottica assumono un ruolo fondamentale i cosiddetti corridoi ecologici, aree verdi volte alla ripopolazione di alcune specie e alla preservazione di piante ed elementi territoriali. Gli animali non hanno confini e i corridoi mettono in relazione tra i parchi nazionali d'Abruzzo, creando un collegamento dal Molise all'Umbria. Abbiamo all'interno del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga almeno le due esemplari, se non di più. Abbiamo una ilepresenza di avvistamento certo sia sul versante pescarese che sul versante ileteramano, una presenza peraltro ripetuta e documentata in termini anche ilescientifici. I prossimi giorni pubblicheremo i dati che sono in corso di elaborazione. L'orso però non è ancora salvo. L'antropizzazione e lo sfruttamento del territorio infatti non danno tregua alla fauna abruzzese, che in parte ha potuto riprendere fiato durante il periodo di lockdown. L'orso deve uscire ancora di più da quelli che sono i confini dello storico Parco Nazionale d'Abruzzo, grazie al quale l'orso si è potuto salvare. Ha bisogno di areali più ampi e quindi a volte viene in contatto con quelle che sono le attività dell'uomo, che è molto presente sul nostro territorio. Ci sono dei modi di convivenza che sono stati sperimentati con ottimi risultati, dobbiamo lavorare da questo punto di vista, quindi chiaramente bisogna rinunciare a tutti quei progetti impattanti che vanno a devastare le aree dell'orso, bisogna tutelare le aree naturali protette che svolgono questo ruolo fondamentale. Tra i progetti impattanti che mettono in pericolo diverse specie protette, quello della paventata centrale SNAM di Sulmona con relativo metanodotto, nonché la proposta di riperimetrazione del parco regionale Sirente Velino, che potrebbe essere ridotto di 8.000 ettari. Dobbiamo capire che noi stiamo tutelando una specie di cui rimangono soltanto 50-60 esemplari. Nel momento in cui scompare l'orso marsicano sulle montagne abruzzesi, scompare da tutto il mondo. Abbiamo un'enorme responsabilità e dobbiamo farcene carico.